Buongiorno signore e signori e benvenuti al nostro webinar EMAC. Il nostro oggetto, il nostro argomento oggi è l'automazione nella produzione. Per essere preciso, la questione perché i sistemi di automazione sono necessari anche per le piccole e medie aziende. Noi riportiamo in diretta da una tipica azienda di questo genere, la PUC Technique SRL, a Solbiate Arno, provincia di Varese. Prima di tutto vorrei ringraziare il nostro ospite di oggi, il dottor Giovanni Carabelli, titolare della PUC Technique qui a Solbiate Arno. Buongiorno a tutti, grazie mille. Grazie dottore per la ricezione amichevole. Vorrei anche introdurre il mio collega Maurizio Colombo. Maurizio è il capo del nostro ufficio tecnico, il direttore della tecnologia di EMAC qui in Italia. Buongiorno a tutti, sono Maurizio Colombo, sono responsabile delle tecnologie di EMAC Milano e cerco di risolvere nel possibile i problemi che mi vengono sottoposti. Grazie Maurizio. Finalmente, io mi chiamo Christoph Höhne, sono l'amministratore delegato della EMAC Milano SRL, la nostra società italiana, e come voi se potete sentire facilmente io sono tedesco di origine. Allora, riportiamo in diretta e voi avete l'opportunità di interagire con i nostri esperti oggi e per porre domande a noi e noi proviamo di darvi una risposta direttissima, direi. Bene, il gruppo EMAC, noi forniamo macchine, utensili, sistemi di produzione per pezzi di lavoro di tipo disco, albero, anche pezzi cubici. Offriamo una vasta gamma di tecnologie, dai torni, rettificatrici, dentatrici. Ci sono le macchine per la saldatura con laser, ci sono anche tecnologie un po' esotiche come la lavorazione elettrochimica. Perché tutte queste tecnologie? La risposta è semplice. Noi proviamo sempre di offrire una soluzione ottima per pezzi di lavoro specifici. Gruppo EMAC è un gruppo che opera su livello mondiale, noi siamo rappresentati dappertutto nel mondo, dalla USA in America, Messico, in Asia, la Cina, la Corea, India e certamente in Europa, siccome noi siamo un'azienda di origine tedesca. Abbiamo più o meno 3.000 dipendenti nel gruppo con un fatturato di 400 milioni di euro per l'anno. In Italia noi serviamo clienti diversissimi, dalle aziende grandi come la Fiat FCA, aziende piccole, medie, dappertutto nell'Italia. Abbiamo 3 centri di competenza tecnologica in Italia, qui vedete il nostro showroom, la nostra produzione anche a Milano, ma ci sono anche 2 centri di competenza, uno a Bologna e l'altro a Reggio Emilia. Allora, noi siamo molto interessati nella sua azienda, dottore, la PUC Technique, a Solbiate Arno, e passo la voce a lei. Grazie mille, innanzitutto. Allora, PUC Technique. PUC Technique è un'azienda che è nata relativamente da poco, un 5-6 anni fa, ed è nata per un'esigenza. L'esigenza iniziale era quella di andare a fornire stampi per lo stampaggio caldo. Dopodiché, sostanzialmente non contenti dei fornitori di lavorazione meccanica in serie che avevamo con un'altra azienda, abbiamo deciso di iniziare a svilupparci anche per andare a fornire componenti lavorati. Come è nato?
è nato sostanzialmente tutto da, da un'azienda più piccina rispetto all'attuale plant dove ci si trova in questo momento. L'azienda attualmente conta 3 aree distinte, ovvero la lavorazione di stampi per lo stampaggio caldo, la lavorazione di forcelle per il doppio giunto cardanico e la lavorazione di ruote per il movimento terra. Bypassando la questione degli stampi che vengono prodotti attualmente su centri di lavoro ISO 50, ISO 40 e su torni orizzontali convenzionali, le lavorazioni per la produzione in serie sono sostanzialmente 2. Doppio giunto cardanico, dove andiamo a fornire al mercato oltre 300.000 forcelle, e la lavorazione per ruote per il movimento terra. Queste ruote vengono totalmente processate con centri di tornitura di EMAG, nel dettaglio dei VL4, su 4 isole. 4 isole composte per un totale di 11 torni verticali. La lavorazione di queste, eccole qua, ruote per il movimento terra sostanzialmente viene fatta lato 1, lato 2, quindi OP10 e OP20 su torni verticali della EMAG, che ci hanno permesso sostanzialmente di avere un output costante nel tempo, avere una resa a livello qualitativa ottima e avere un autocontrollo direttamente a bordo macchina, come poi il qui presente Maurizio Colombo andrà a dettagliare avvicinandoci direttamente alle macchine di lavorazione. Oltre alla lavorazione di queste ruote, come accennato prima, abbiamo anche delle forcelle per il doppio giunto cardanico, e grazie a EMAG abbiamo verticalizzato il nostro processo, che era esclusivamente la tornitura delle forcelle, abbiamo verticalizzato il tutto con una fase anche di dentatura, dove abbiamo acquistato 6 mesi fa una dentatrice della Köfer per andare a creare una doppia dentatura sul gambo. Come si evince dal grafico, siamo passati da avere come principale lavoro la produzione di stampi per lo stampaggio a caldo alla produzione di lavorati, iniziando con le forcelle, appunto queste forcelle per il doppio giunto, per poi inserire nel 2019 la lavorazione di queste ruote, che adesso almeno a livello di numeri sono, diciamo, il nostro prodotto principale. Questo grazie tendenzialmente alle 11 VL4 installate. Siamo 9001 come certificazione, oltre a essere sia ambientale sia salute e sicurezza. Ed è previsto nei prossimi 18 mesi la certificazione anche in ambito automotive, quindi con la IATF. Passo la parola adesso a Maurizio. Buongiorno a tutti, mi sono già presentato prima e adesso volevo farvi vedere un attimo le macchine che sono state installate in PUC Technic. Quindi se andiamo a fare quattro passi. Va benissimo. Dunque, qui ci troviamo nella via EMAG, come la definisco io, perché sono solo macchine nostre, di nostra proprietà, no, di proprietà di PUC Technic, ma di fornite nostra da costruzione, EMAG. Fornite da noi. I particolari sono 2, c'è una ruota interna e una ruota esterna. Il gruppo è composto da una ruota interna e 2 ruote esterne. Qui ci avviciniamo alla prima linea, che è quella che è stata consegnata per primo, VL4, 2 macchine allestite con un track motion, poi vedremo come definirlo. Io lo definirei come un portale a terra, posto di viaggiare in alto normalmente sono, sto appoggiato per terra ed è fornito da un translift a controllo numerico che preleva i pezzi, li sposta e li gestisce. Macchina con automazione esterna a sinistra e 2 macchine, una che fa OP10 e una che fa OP20, per finire il particolare in questione.
Le macchine, in questo caso qua, è stata caricata con l'automazione a sinistra, il pezzo viene all'interno, va in OP10, viene ribaltato sempre dal translift e portato in OP20. Il lavoro del track motion è quello di prelevare il pezzo dalla sua automazione, di depositarlo in una posizione o un pallet sulla automazione interna, quella della macchina, deposita il grezzo, prende l'altra posizione semilavorato tornito, lo ribalta, lo mette nella posizione sulla seconda macchina, nella sua posizione, prende il pezzo finito e ritorna nell'automazione esterna. Questo è un ciclo continuo che la macchina fa in funzione delle lavorazioni che deve fare. In questo caso qui vedete la macchina con l'automazione a sinistra. Maurizio, posso chiedere una domanda, prego? Qui il lavoratore mette i pezzi grezzi e rimuove? Sì, manualmente. Pezzi, manualmente. Ma come a garantire la sicurezza dell'operatore che non si ferisce? La sicurezza dell'operatore viene garantita dalle protezioni, ci sono delle leggi da seguire, quindi 1500 mm dall'organo in movimento nel caso l'ingresso del pezzo sia più alto di 120 mm. In questo caso qua più basso di 100 mm ne bastano 850, perché è facilmente intuibile, io qua posso inserire la mano, il braccio, basta. Se fossero delle fessure molto più alte, uno si può suicidare anche andando dentro completamente. Speriamo. Spero anch'io. L'operatore qui può gestire i pezzi finiti, scaricare i pezzi finiti e caricare i pezzi grezzi. In questo caso c'è un pallet, però non ha nessun orientamento, perché è una ruota che non ha nessun orientamento angolare. Nel caso del track motion stavo dicendo che è un Lego, io lo definisco Lego perché è componibile. Ci sono moduli da 1200, da 600 e da 300 che possono essere allungati, accorciati in funzione della lavorazione che devono fare. Fino a 15 metri si può arrivare. Oltre i 15 metri si mettono due translift. Quindi il translift che seguirà le macchine di sinistra deposita il pezzo in una posizione di scambio, arriva il translift di destra che allestisce le macchine di destra. Questo è, diciamo, è stata l'idea positiva che è stata costruendo il track motion, nel senso che io il track motion posso entrare in questo caso da destra e andare verso sinistra nella linea similare. Più avanti vedrete che il track motion carica da sinistra e va verso sinistra. Se Carabelli oggi si sveglia e dice io questa automazione qui non la voglio più qui ma la voglio a destra, adesso banalizzando spingo il track motion fuori dall'altra parte, porto questa automazione dall'altra parte e la macchina può, una volta sistemata, lavorare in questa maniera qua. Scusa, una questione mi viene in mente. Dottore, i pezzi grezzi sono stampati qui a Sorbiatano anche? Sono stampati sostanzialmente da un'azienda sorella di questa, qua a Solbiate Arno, essendo Solbiate un distretto dello stampaggio piuttosto significativo. Come ho imparato ieri, Solbiate Arno è considerato un paese di stampatori, vero? Siamo una dozzina di stampatori a Solbiate Arno, per cui sì, questi prodotti sono, diciamo, a chilometro zero. Qui si muove la montagna quando stampano tutti, perché... Per quanto riguarda, già che siamo in questa posizione, per quanto riguarda i discorsi delle macchine di L4, io volevo un po' soffermarmi anche sulla, dopo lo vedremo teoricamente sulle slide che faremo, però la macchina è una macchina composta da un basamento in granito sintetico. Questo tipo di struttura permette un ottenimento di tolleranze molto più ristrette rispetto a un basamento in elettrosaldato o in ghisa. Il granito sintetico smorza tantissimo le vibrazioni che si ripercuotono sulla punta dell'inserto. Su lavorazioni magari in bianco non si nota molto, ma su lavorazioni che poi vedremo
su pezzi temprati a 58-60 kc questo si nota molto. Lavorazione con CBN, con utensili molto costosi, il rendimento è veramente diverso. La macchina, poi volevo ancora far notare, durante il carico e scarico ha una stazione pick up. Una stazione pick up è una stazione molleggiata in cui io, schiacciando il pezzo con il mandrino e con gli appoggi, se il pezzo scende oltre una certa misura la macchina si ferma. È una sicurezza in più di questo tipo di carico e scarico. Un'altra, per noi non è opzionale, l'opzione è non averlo, è il tastatore. Tastatore che tiene controllato tutte le misure che io voglio e lo gestisco il controllo numerico, decido io ogni quanti pezzi farlo in funzione di uno storico che so che la macchina quanto consuma. Il tastatore può anche essere utilizzato per orientare i pezzi. Il vantaggio di queste due operazioni, quando io faccio foratura e maschiatura, io per assurdo posso fare i fori su una operazione e le maschiature dall'altra, anche per maschi molto piccoli. Perché? Perché io lo oriento perfettamente, prima di fare la maschiatura oriento perfettamente il foro. Qui abbiamo un processo, una stazione completamente diversa, vero? Sì, qui è una stazione diversa, è una macchina Köffer, una del nostro gruppo, che fa dentature. Acquistata da Carabelli. Come dicevamo, questa macchina è l'ultima arrivata e installata di EMAG. È una macchina che ci ha permesso ulteriormente di verticalizzare il nostro processo. È una macchina che ci ha permesso, oltre a tornire i pezzi, di verticalizzare il processo e andare anche a fornire al cliente dentati. Dentatura che veniva prima eseguita tramite la deformazione, adesso è stata ottenuta in maniera estremamente più precisa tramite l'asportazione di trucciolo. In questo caso qui è una macchina standard con un basamento allungato, sia il basamento che il portale. In questo caso è proprio un portale solito, un portale in alto, in cui i pezzi vengono depositati da un robot che preleva dei pallet specifici, li porta in questa posizione dove ci sono due posizioni in cui viene depositato il pezzo grezzo e il pezzo finito. Adesso vedrete finita la lavorazione quando il portale preleverà il pezzo e lo porterà all'interno dei pallet. Ecco, nel frattempo il robot carica e scarica i due pezzi e li mette a sgocciolare, perché l'olio intero della lavorazione purtroppo è un, se non è pulito il pezzo diventa porta sporcizia dappertutto. Ecco, in questo caso la macchina adesso sta finendo la sua lavorazione. Ce la farà prima o poi. Ecco, nel frattempo comunque il robot fa i suoi lavori, quindi preleva il pezzo, lo prepara, lo deposita su un posizionatore in modo da avere sempre la stessa misura di carico e scarico, poi lo riporta su questi pallet e viene portato all'interno del portale, propunta e contropunta. Non finisce, possiamo anche andare avanti. Ecco, finito, il pezzo adesso viene prelevato. Sì. Nel frattempo viene pulito, cercando di togliere più olio possibile, perché con delle soffiature all'interno della macchina, perché poi quando esce ormai è troppo tardi. Questo esce così molto, molto lentamente, appunto per permettere a tutti i getti d'aria di portare via più olio possibile. Altra domanda? Se può, prego. Se posso? Cioè, abbiamo visto questo sistema Track Motion e poi c'è la robot. Sì. Mi sembra questo è molto sofisticato, un po' complicato. Il punto è che per la cella robotica io devo fare intervenire due aziende differenti, una per l'automazione e una per la fornitura della macchina.
Il punto è che devono dialogare. Se partono, diciamo, da fabbrica direttamente, che si parlano, diventa molto più semplice andare a gestirle correttamente, nonché molto più veloce da installare. In questo caso qua Tergamoscio è impossibile, perché il pezzo ha dimensioni tali per cui non è possibile portarlo all'interno della macchina. Però naturalmente, come dice Carabelli, sicuramente le linee che abbiamo visto prima sono finite, quindi l'automazione è già compresa nella linea, quindi l'interlocutore è uno. È uno, sì. Noi. Allora. E poi abbiamo l'ultima isola acquistata, attualmente non ancora terminata perché siamo in fase di setup della linea stessa. È una linea composta da una macchina di tempra, vantaggio che sostanzialmente può dare EMAG nel fornire più tecnologie e non solo una singola, e un tornio verticale, in questo caso un tornio differente rispetto agli altri 11 che abbiamo. Trattasi di un VT44 che adesso il nostro Colombo potrà spiegare. Sì, la macchina questa, a differenza di quelle che abbiamo visto fino adesso, è una macchina nata concettualmente per alberi, quindi come potete vedere la macchina interna è fornita da una contropunta sotto e da un trascinatore, in questo caso a volte si possono montare anche mandrini, pinze, mandrini con la griffa scomparsa, questo in funzione della lavorazione che deve fare. La macchina ha un grosso pregio questo, che è il carico e scarico. Il carico e scarico che ha una molto rapido, nel senso che ha due automazioni, un'automazione a sinistra a unica posizione e un'automazione a destra identica. Il pezzo del robot viene messo in questa posizione. Sulla torretta vengono montate due pinze, il cui la torretta di sinistra ha una pinza che esce uscendo con l'asse X, va a prendersi il pezzo grezzo. Contemporaneamente la torretta di destra con la sua pinza va a prendersi il pezzo finito e insieme portano, la torretta di sinistra porta dentro il pezzo, la torretta di destra porta fuori il pezzo finito. I pezzi poi vengono presi, vengono calzati tra punta e contropunta, le contropunte scendono, sotto c'è questo contropunta che è un canotto galleggiante, una volta che ha trovato la sua posizione c'è una costirca che lo blocca e mantiene la posizione. Questa per me è una delle macchine più precise di tutte quelle che abbiamo visto fino adesso. Questa adesso sta lavorando pezzi su temprati, pezzo temprato a induzione da 58-60 KRC con un diametro 37 per 45 mm con una cilindricità di 7 micron richiesta, perfettamente ottenuta. Maurizio, una domanda se permetti. Normalmente io aspetterei dopo la tempra, la fornitura, un processo di rettificatrice, una macchina addizionale. Non è necessario in questo caso? Non è necessario perché, come abbiamo detto prima, il basamento in granito sintetico riesce a contenere veramente delle tolleranze molto precise, ma non solo dimensionali, perché qui la tolleranza richiesta è una tolleranza geometrica di cilindricità, quindi vuol dire che su tutto il pezzo io devo stare in due cilindri che hanno una differenza di 7 micron. Diciamo, nel controllo della macchina, nella pre-collaudo e collaudo non abbiamo avuto problemi. Non abbiamo avuto problemi sotto questo aspetto qua, perché è veramente precisa la macchina. Poi il fatto di lavorare in quattro assi, io posso sgrossare, fare diventare il sovrametallo costante e pulirlo costantemente. Io dico sempre che se la parte da lavorare è un uovo, non si riesce a tornirlo, farlo diventare rotondo in un'unica passata. Sì. Quindi il trattamento deforma a volte, sull'induzione non tanto perché il pezzo è molto robusto, però in funzione dipende molto dal trattamento termico. La tempra induzione è già una è meglio fare un cementato e temprato che la tempra induzione, perché la tempra induzione a volte fa delle macchie che non sono, cioè se trovo una durezza molto più bassa l'inserto si pianta dentro, tende a piantarsi dentro, quindi a non fare tolleranze e richieste. Allora, un processo impegnativo però vale la pena perché si risparmia una macchina?
si risparmia la rettifica, la gestione della rettifica, perché poi la rettifica c'ha tutta una sua gestione, che noi stiamo risolvendo spessissimo con macchine di questo genere, sia VT che VL, e stiamo sostituendo tante rettifiche. Okay. Soprattutto quando ha tante operazioni da fare. Quindi se probabilmente a volte si riesce a fare in un'unica operazione una tornitura interna, un piano posteriore, cioè riesco a fare un settaggio solo. Un altro dei vantaggi di questo tipo di macchina. Grazie. Allora, grazie per il giro. Ci mancherebbe. Torniamo nello studio. Torniamo nei nostri banchi. Prego, grazie. Allora, questo abbiamo visto le macchine in azione e adesso vogliamo sentire ancora un po' di teoria. Andiamo avanti nella nostra spiegazione, quindi parliamo della tornitura, di come si sono evolute queste macchine. Le macchine nostre sono tutte verticali, il cambio dall'orizzontale al verticale è un cambio importante, un cambio in cui naturalmente ci sono pro e contro, ma io dico sempre che quando un'azienda tornisce sulle macchine orizzontali, prova il verticale, non torna più indietro, e di questo ne sono estremamente convinto. Una cosa banale, il trucciolo cade per il suo peso, quindi non ci sono difficoltà a capire queste cose. Il problema è che la macchina pick-up ha un problema di ingombri, quindi bisogna studiare bene gli ingombri e capire bene che possano passare all'interno della macchina. La macchina è molto compatta, se voi vedete una macchina verticale rispetto solamente a quel tonio parallelo che è quello che usavo io quando andavo a scuola, un VT con la sua automazione forse è anche più piccolo. Questa è un po' la composizione delle macchine, quindi la macchina è composta dai suoi... Andiamo avanti che vediamo il video, che così si vede meglio. Ecco, qui si vede la composizione della macchina. Quello è il famoso basamento in granito sintetico che ci aiuta in tante lavorazioni. Questa è un po' la composizione degli assi, dei mandrini, delle torrette e così via, di come viene fatta una nostra macchina. In questo caso qui si tratta di un VL2, una macchina è una delle più piccoline che poi vedremo. Diciamo che si riesce ad arrivare anche a 140 di diametro come rotazione mandrino. Questa monta un mandrino a 210 e ha le sue prerogative che abbiamo visto prima. Le macchine poi ci sono VL4, VL6 e VL8. Non è altro che una fotocopia ingrandita che porta da VL2 macchina da diametro 100, VL4 200, VL6 300. VL4, VL8, 800. Non nego che noi abbiamo fatto lavorazioni con pezzi molto più grossi. In un VL8 siamo riusciti a far passare un mandrino autostaffante da 530, quindi abbiamo fatto degli anelli di dimensioni molto, molto importanti. Qua vedete appunto le lavorazioni, come vengono eseguite. Tutte in verticale, il mandrino pick up qua fuori, tasta, questo è il tastatore che vi parlavo prima, tasta, corregge, le filosofie di correzione poi dipendono dall'azienda, ma sono le stesse filosofie che si usano in sala metrologica. Scusa Maurizio, abbiamo ricevuto una domanda dai nostri spettatori, una domanda a lei, dottor Calaveni. Leggo qui, con quanti operatori viene gestito un sistema di produzione EMAC? Uno. Seconda questione, sarebbe possibile avere un'idea di quanto siano stati ridotti i costi di produzione grazie all'utilizzo dei sistemi di automazione? Allora, quello che posso dire è che per la produzione delle ruote noi abbiamo le quattro isole vostre di VL4 che vengono gestite da due persone per turno, che vabbè, nel mio caso lavorano su tre turni, 5 giorni alla settimana.
La seconda domanda era relativa all'utilizzo dei sistemi, i costi. I costi è un po' relativo, come, cioè un po' relativo, è un po' vaga la domanda onestamente fatta. Quello che posso dire è che rispetto ad avere, diciamo, operatori preparati, esperti e già completamente formati, le vostre macchine mi danno la possibilità di andare a creare degli operatori, valutarli e pesarli su queste linee, che sono le linee più facili da utilizzare che abbiamo, per poi, se valgono, poterli andare a inserire su linee più complesse. Quindi è sostanzialmente una scuola in azienda, utilizzare le vostre linee. Bene, grazie. Maurizio, scusa. Andiamo avanti. Allora, andando avanti, qui cominciamo a vedere un po' di teoria sui torni orizzontali, le differenze che ci sono fra i torni verticali pick-up, i nostri torni che abbiamo visto prima, e i torni orizzontali di altre aziende. Quindi, in questo caso qua vedete tre macchine in fila con l'automazione AO. L'automazione AO è un anello a controllo numerico che gira, gestito dal controllo, che, in cui io posso montare tutti i pallet, in cui devo fare il riferimento di un pezzo che ha un riferimento angolare, oppure delle losanghe. Le losanghe non sono altro che degli spintori romboidali in cui io inserisco il pezzo e questo viene spinto sotto il mandrino, lo gestisco io, decido io dove metterlo, naturalmente in asse col pezzo, la losanga si stacca, scendo, prelevo il pezzo, prima scarico naturalmente, poi prelevo il pezzo. In questa tipologia di linea vedete tre macchine con un operatore, con due contenitori davanti, un grezzo e un finito. In questo caso io posso fare tre operazioni uguali, posso fare due operazioni uguali e una diversa, posso fare tre operazioni diverse. Il tempo dell'operatore, l'operatore ha la possibilità di caricare e scaricare tutte e tre le macchine, in quanto non deve caricare un pezzo, non ha un rapporto uno a uno. Io carico 10 pezzi, poi vado sulla seconda macchina, scarico e carico 10 pezzi, vado sulla terza e faccio la stessa cosa. L'operatore in questo caso, normalmente in tante aziende, soprattutto di queste dimensioni che stiamo parlando oggi, ci sono dei banchetti di magari di misura e così via, riesce a tenere controllata la produzione nonostante non dimentichiamoci che le nostre macchine hanno il tastatore interno su cui si può fare perfettamente affidamento e tenere controllata la produzione dal punto di vista dimensionale. Dall'altra parte la differenza era con gli orizzontali, i torni orizzontali. Se un operatore gestisce due torni orizzontali, quando carica da una parte si ferma anche quell'altro aspetta che l'operatore ha finito. O la stessa cosa può essere quando cambio gli inserti. In questo caso qui non posso fare andare avanti la produzione come nel primo caso. Non dimentichiamoci una cosa, che il tempo ciclo va sempre moltiplicato per un rendimento. Quindi io se ho un tempo ciclo di lavorazione di un minuto, ma se poi la macchina sta ferma del tempo perché l'operatore non è presente o perché sta facendo altre attività, questo un minuto va moltiplicato per un rendimento che a volte porta magari a un tempo ciclo molto più alto. Quindi questo non è un aspetto che bisogna sempre tenere presente. Adesso andiamo un po' a vedere il discorso dei carichi. Quindi, come abbiamo detto prima, nella stessa slide di prima, il carico e scarico su delle O viene fatto manualmente. Quindi il fatto di farlo manualmente normalmente si riferisce a particolari con lotti non molto, molto ampi, perché in questo caso qui la macchina è semplice, è una macchina in cui io devo gestire, devo sostituire i morsetti dell'autocentrante, sostituire gli utensili o mettere gli utensili necessari e sostituire i pallet. I pallet vengono trascinati da una catena in cui c'è un perno che si infila nei buchi della catena, quindi io posso sfilare questo e rimettere quell'altro. Una volta che ho individuato quali sono le posizioni, questo è un lavoro veramente rapido. Quindi lotti bassi, quindi tempi di settaggio molto bassi, questa è la soluzione migliore. Lotti medi lo vediamo in ottica del track motion. Lotti medi, io aggiungerei anche lotti elevati, come in questo caso,
qui in PUC Technic le macchine fanno esclusivamente questi due pezzi, quindi sono nate così e finché ci sarà produzione da fare andranno avanti a farlo. Però in questo caso qui il Track Motion è una soluzione in cui io ho un punto di carico, sempre una lavorazione, un punto di carico esterno, in cui la mia pinza del Track Motion va a prelevare il pezzo, lo porta nella prima macchina, nella seconda e nella terza. Questo è in funzione del pezzo che devo fare, nel senso che io posso fare tre operazioni uguali, posso fare un'operazione OP10 e due OP20 nel caso delle ruote esterne di PUC Technic, oppure posso fare anche tre operazioni identiche, stessa cosa. Quindi io prelevo il pezzo, faccio un OP10, lo riporto indietro, prelevo un altro pezzo, vado a una seconda macchina, riporto indietro il finito e così via. Questo si identifica in lotti medi o anche più grandi. Per quanto riguarda le celle robotizzate è lo stesso discorso. I lotti medi o grandi delle due soluzioni, Track Motion e cella robotizzata, per me sono identiche, nel senso che non c'è un numero che può identificare, da lì in poi vado su una sull'altra. In questo caso vengono fatte, c'è un robot che carica e scarica due bimandrini in cui le automazioni interne della macchina sono portate, tutte e due portano il pezzo esternamente, quella di sinistra lo porta fuori a destra e quella di destra lo porta fuori a sinistra. Scusa Maurizio, devo interrompere di nuovo perché c'è un'altra domanda a lei, dottor Carvelli. A partire da quale richiesta di produzione o necessità avete pensato di utilizzare macchine automatizzate? Allora, sostanzialmente noi il calcolo non lo facciamo in base al numero di pezzi, ma lo facciamo in base a quante ore avrò la macchina impegnata per fare la produzione specifica. Quindi concettualmente, una volta che noi abbiamo un ordine in mano o un potenziale ordine in mano che mi vada ad occupare un 60-70% della macchina, noi procediamo a fare l'investimento. Questa è la quantità. Poi è bravura del commerciale riuscire a riempire la linea. Okay. Una domanda forse, un po' stupida, però la produttività di una cella di produzione è la stessa durante il turno di notte o è durante il turno di giornaliero? Allora, noi abbiamo due tipologie di automazione, quella precedente alla vostra, che sostanzialmente è macchina a controllo, sempre chiaramente a controllo numerico, ma servita con robot, e automazione EMAG. Sull'automazione standard una riduzione dell'output durante la notte c'è perché ci sono determinati tempi di riattrezzaggio che devono essere gestiti comunque manualmente. L'estremizzare l'automazione col Track Motion, che concettualmente ha permesso di togliere questa deriva notturna, che comunque onestamente con un 10% rimane, ma credo sia un discorso prettamente fisiologico assolutamente. Grazie. Prego. Andiamo avanti nella nostra carrellata, cominciamo a guardare qua qualche dato del Track Motion. Noi abbiamo due tipologie di Track Motion, due tipologie come dimensioni, quindi una che serve le macchine VL2, VL4 e VL3 Duo, che non abbiamo ancora visto il bimandrino, e un'altra che serve per il VL6 e il VL8. Chiaramente sono strutturate diversamente per via della possibilità di dimensioni dei pezzi da lavorare. Quindi per quanto riguarda il VL2 abbiamo detto il diametro pezzo massimo standard, che non devo controllare nulla, è 100, VL4 200, VL6 300, VL8 400. L'altezza del pezzo sono circa 150 per il VL2, 200 per il VL4, 250, VL6, VL8, 300. Questo, una cosa che invece serve per il Track Motion è il peso, perché sulla taglia 1 del Track Motion, quella che serve alle macchine più piccole, possiamo gestire un pezzo da 20 kg. Questo è un problema di pinza, un problema di presa, un problema di certezza che il pezzo, mentre mi sposto, non voli via. Mentre sul VL6 e VL8 70 kg, che è un
pezzo notevole, ma a volte ci è successo, come vedremo più avanti, vedremo una soluzione diversa del track motion, superano questi pesi qui e quindi vanno gestiti in maniera diversa. Per quanto riguarda la velocità di traslazione, 150 metri minuto, questo è il massimo che si può andare. È chiaro che per andare a 150 metri io devo avere un pezzo leggero, non posso girare con 70 kg di peso a 150, è un proiettile, se cade. Quindi poi bisogna verificare le prese, come è preso il pezzo, come è tenuto, la certezza che non abbia problemi di cadere, in poche parole. Per quanto riguarda le altre cose, accelerazioni, velocità, insomma, sono tutti parametri che vengono dati, ma comunque una cosa importante è che io quando devo asservire una macchina bimandrino, in questo caso parliamo di una macchina bimandrino, noi normalmente sotto un tempo ciclo di 28 secondi il track motion lo gestisce sopra i 28 secondi, scusate. Nel senso che se io faccio un pezzo da 25 secondi il tempo ciclo sarà 28, perché in quel caso lì non comanda più la lavorazione ma comanda il track motion. Vabbè, in questo caso abbasso i parametri così consumo meno inserti. Per quanto riguarda invece le macchine standard, possiamo, standard vuol dire non bimandrino ma monomandrino, possiamo scendere su 15-17 secondi solamente di un carico e scarico semplice. Bisogna vedere anche la complessità, poi se devo orientarlo, insomma ci sono piccole cose che vanno viste. Naturalmente sullo standard i tempi più o meno sono questi. Qui vedete un carico e scarico di un bimandrino, vedete il pezzo grezzo prelevato, viene messo in una posizione delle automazioni interne, prende il semilavorato, lo ribalta, lo mette nella sua posizione della losanga, lo prende dal pallet, lo ribalta e lo porta indietro. Il discorso losanga o pallet, oltre all'orientamento, c'è anche lo strisciamento, perché il pezzo, come vedete, se è in losanga striscia sulle lamiere sotto del basamento. Lamiere che poi vengono costruite anche con lamiere temprate, quindi anti-usura, ma il problema non è l'usura della lamiera, in questo caso probabilmente è l'usura del pezzo. Quindi se ci sono particolari con rugosità spinte che devono mantenere una certa anche tolleranza di parallelismo, di planarità, bisogna mettere un palo. Questo è un po' il ciclo continuo del nostro track motion. Track motion che per noi è stata un'innovazione importante che ha avuto un successo molto elevato. In questo caso vedete un pezzo abbastanza grossi, tre macchine che fanno tre operazioni diverse, sempre il solito carico e scarico, mandrino pick up viene fuori, adesso qui sta andando più di 150 metri al minuto, ma pezzi così grossi vanno molto più piccoli. Adesso per accelerare la cosa è stato fatto un filmato in questa maniera qua. Quindi vedete come vengono gestiti. In questo caso qui è un pezzo che fa OP10, OP20, OP30. Il tutto naturalmente è abbastanza in autonomia. Quindi, come abbiamo detto prima, perché il vantaggio, uno dei vantaggi del track motion cos'è? È anche quello di avere la possibilità che l'operatore che carica i pezzi grezzi sulle automazioni esterne abbia la possibilità di ottenere sotto controllo, controllare qualche diametro che magari in macchina non si riesce a controllare, oppure fare attività diverse su altre tipologie di macchine. Scusa Maurizio, ho appena ricevuto un'altra domanda a dottor Carabelli, molto specifica questa domanda. Quanto spesso vengono riattrezzate le macchine ogni settimana? Uno e due, quante tipologie di componenti vengono lavorate sulle vostre linee automatizzate? Allora, per quanto riguarda le vostre linee, stiamo parlando di linee assolutamente dedicate, per cui sono state da voi costruite esclusivamente per processare questi pezzi, ma come appunto detto prima da Maurizio, sono linee che possono essere eventualmente rimodulate, riattrezzate secondo nostre esigenze. In questo momento noi abbiamo una commessa
che ci occupa al 100%, e in realtà ci occupa anche di più, il volume che abbiamo a disposizione come output delle macchine, per cui queste macchine non vengono mai riattrezzate, sono assolutamente monoprodotto. Però nel futuro, se necessario, potete riattrezzare in breve tempo per un altro cliente, un'altra commessa? Nella sventurata eventualità di perdere il lavoro, speriamo di no, potremmo eventualmente riconfrontarci con voi e andare a riattrezzare le linee. Però c'è un vantaggio, che le linee a 3, se hai bisogno solo P10 o P20, come abbiamo detto prima, possiamo rimodularle e riadattare il track motion. Comunque, questa è dico due cose, nel senso che è una domanda che parecchi clienti mi fanno ultimamente, anche che chiedono quanto tempo occorre a passare da un pezzo all'altro. Sì. È una domanda che non ha tanto senso. Prima di tutto dipende dalla qualità delle persone che lo fanno. Se mi metto io a farlo ci impiego un anno e forse non partiamo. Ma il problema diventa sempre l'organizzazione dell'azienda. L'azienda, per passare da un pezzo all'altro, deve essere organizzata. Quando un'azienda ha tanti pezzi da fare su una linea, pezzi diversi, deve unificare, deve modulare le cose, deve avere, magari è meglio utilizzare un utensile che non è perfetto per fare quella lavorazione lì, però non lo tocco rispetto al pezzo precedente. Quindi sono tutte cose. Poi più il lotto diventa piccolo e più io devo guardare il settaggio, perché il tempo di settaggio sul lotto piccolo incide tantissimo. Il tempo di settaggio sulle linee di Carabelli è zero, perché abbiamo iniziato la prima volta, abbiamo fatto il collaudo, per collaudo siamo partiti. Quindi è molto difficile dare una risposta del genere. È un problema, secondo me, prettamente dell'azienda, non di noi che forniamo che forniamo la linea. Insomma. Ok. Allora, continuiamo nel nostro giro. Allora, qui vediamo altre macchine. Qui cominciamo a vedere un po' aperto il DL3 Duo. È una macchina che ha avuto molto successo, perché in pochissimo spazio si riescono a fare uno P10 e uno P20 con il carico automatico del track motion. Se voi vedete questa, noi abbiamo venduto parecchie, consegnato parecchie macchine a clienti con due macchine in questa maniera qua. Lo vedete speculare magari sul lato sinistro, quindi con il track motion che esce sul lato destro, quindi ha le due automazioni di carico dei pezzi, sono molto vicini, quindi con un operatore si riescono a gestire entrambi. Il secondo esempio è quello che abbiamo visto prima l'abbiamo visto il video. È la macchina, come abbiamo visto prima, tre macchine consecutive, o P10, o P20, o P30, carico da una parte e scarico dall'altra. Lì vedete anche un filtro a carta. Nelle lavorazioni meccaniche, naturalmente, quando ci sono utensili di forma, c'è la tendenza, o sarebbe meglio, mettere sempre un filtro a carta, in modo da andare sui 10 micron di filtrazione, perché quando vado a fare lavorazioni di alesatura o rullatura non posso avere dentro trucioli con l'acqua di lubrificazione. Questo lo vedete anche con un evacuatore trucioli unico che gestisce tutte e tre le macchine. L'ultimo esempio è un esempio di una linea completa per scatole differenziali. Noi qua in EMAG a Milano, non dico che ci siamo specializzati, però abbiamo avuto le nostre belle esperienze sulle scatole differenziali di BMW, insomma abbiamo pasticciato parecchio su queste linee, le abbiamo consegnate e funzionano perfettamente. Normalmente la linea scatola differenziale ha due operazioni, P10 o P20, sempre sul DL4, quasi sempre, perché le dimensioni delle scatole possono essere gestite su quelle macchine lì, sgrossatura P10 o P20. La terza macchina è il VT4 che abbiamo visto prima, macchina molto, molto precisa, come ho detto prima, preso in pinza nei fori e viene tornito all'esterno in modo da portare la concentricità esterna con l'interno normalmente sui 2 centesimi, che è la richiesta. Viene controllato, viene lavato, due macchinette che vengono acquistate da fornitori esterni. L'ultima operazione, il pezzo in linea orizzontale, ma noi non lavoriamo in orizzontale perché non abbiamo le macchine
in orizzontale, andiamo avanti con il nostro concetto del verticale, attrezzatura che blocca sui due mozzetti e si fa la sfera interna e i fori laterali. In questo caso, con questo tipo di linea riusciamo a fare circa 30-35 pezzi all'ora di scatole differenziali. Andiamo avanti. Ecco, in questo caso quello che avevo accennato prima, vediamo un esempio di una linea. Questo, il concetto qual è? Il concetto è che il track motion in questo caso qui non si è potuto utilizzare per appunto il peso del pezzo. Questo è un pezzo che pesa quasi 100 kg. E quindi abbiamo sostituito il nostro track motion con un robot che scorre su un binario. Quindi praticamente lui viaggia sui fianchi di tre macchine messe in fila, sul fianco, carica e scarica nella stessa identica maniera che farebbe un track motion. Quindi carica il pezzo da lavorare, prende il pezzo lavorato e lo riporta nelle varie operazioni. Questo è un tamburo di un camion, di un veicolo industriale, quindi pesi molto elevati, attrezzature molto, molto pesanti e quindi non è fattibile la gestione col track motion, che sarebbe più semplice. Robot di grosse dimensioni che porta avanti e indietro, basta, vedete gli utensili, insomma è un lavoro molto pesante. In questo caso qua si è scelta questa soluzione. Qui vedete tutta la lavorazione meccanica del pezzo. Questi sono utensili composti per via di risparmiare le rotazioni. Quando si esasperano i tempi ciclo si fanno questi tipi di attività, soprattutto poi quando gli utensili, in questo caso qua per via delle dimensioni degli utensili, si è preferito mettere più utensili a grappolo in un'unica postazione per risparmiare sui tempi di rotazione della torretta. Maurizio, scusa, c'è una nuova domanda dei nostri spettatori. Leggo: vorrei sapere se è stato risolto il problema del riattrezzamento in verticale dei morsetti su macchine in verticale e quali sono le soluzioni. I morsetti, è chiaro che il mandrino in verticale ha meno possibilità di essere visto, è più facile vedere un mandrino orizzontale per il cambio degli inserti, per il cambio dei morsetti. Noi normalmente facciamo morsetti specifici a croce, quindi con una posizione ben definita. È chiaro che se io utilizzo morsetti a dentini, quindi che sia metrico o che sia a pollici, questo ha più difficoltà perché devo andare più a vedere. Il morsetto speciale per prelevare un pezzo a croce normalmente rispetta la posizione che ho avuto in precedenza. È chiaro che questo è uno dei punti a sfavore delle macchine pick-up, però io devo dire che tutte le linee che noi facciamo, quindi sono tutte chiavi in mano, noi il problema è stato risolto sempre con qualche difficoltà rispetto all'orizzontale, è stato risolto utilizzando solo morsetti a croce. Ok, grazie, possiamo continuare. Andiamo ancora negli esempi delle nostre linee. In questo caso qui vediamo una linea su una macchina VL1 Twin. VL1 Twin è una macchina bimandrino che fa lavorazioni contemporanee, quindi non faccio P10 o P20, faccio due o P10, due operazioni, che sia P10 o P20, no, due operazioni identiche, quindi lavoro due pezzi in contemporanea. In questo caso qua è stato messo un robot che preleva due pezzi alla volta e li mette nella posizione di prelievo dei due mandrini, perché anche questi due mandrini sono due mandrini a pick up, quindi vengono fuori, prelevano in contemporanea due pezzi, vanno all'interno e lo lavorano. Quindi in questo caso è stato messo una cella robotizzata che con due pinze in contemporanea carica queste cose.
Il secondo esempio sono i due VL32 che abbiamo visto anche prima, in cui sono state portate le automazioni interne uniche, cioè che vanno o in un lato o nell'altro, per dar modo al robot di prelevare i pezzi dal tappetino in questo caso, mettere il pezzo grezzo in una posizione, prendere il semilavorato, ribaltarlo e metterlo sulla posizione dell'OP20, prendere il pezzo finito e portarlo fuori, sia per la macchina di destra che la macchina di sinistra. Devo interrompere di nuovo, scusa, veramente Maurizio, ma questa è una questione abbastanza interessante, penso. Quando intervengo per cambio inserto in una macchina, si ferma tutta la linea o no? Dunque, questo è un po' un altro discorso che dipende dalla situazione. Allora, nella situazione che avevamo con carico manuale, no, nel senso che io ho l'operatore, lui ha caricato le altre due macchine, la terza macchina che su cui deve cambiare gli inserti va avanti a lavorare, no? Quindi lui su quella interviene, le altre due vanno avanti a lavorare, quindi tre operazioni uguali vanno avanti a lavorare. Chiaro che se io ho tre operazioni in fila e tre operazioni, quindi OP10, OP20, OP30, se io non alimento l'OP20, sto cambiando l'OP10, la macchina si ferma, la macchina si deve, non ha alimentazione. La soluzione noi che abbiamo fatto spesso, soprattutto sulle linee di scatole differenziale, è quelle all'interno della macchina di mettere dei buffer. Quindi ci sono dei buffer con pezzi semilavorati. Quindi io, se nella macchina OP20, quando io metto dentro all'interno della macchina, perché l'automazione interna è una L, quindi sul lato opposto della L c'è spazio per mettere una posizione con 4-5 pezzi, in funzione delle dimensioni del pezzo. La macchina va a prelevare lì la cosa. Chiaro che la macchina che devo cambiare l'inserto è ferma in quel momento lì. Però per le macchine successive io non fermo l'alimentazione, perché il track motion va a pescare nel buffer. Questa è un'altra delle soluzioni che abbiamo. È chiaro che se i tempi diventano di qualche secondo, diventa difficile gestire questa cosa qua. Sulle linee di scatole differenziali noi abbiamo tutti i buffer. Perché? Perché il tempo è abbastanza lungo, io fermo la macchina dell'operazione 20, cambio l'inserto, la macchina in quel momento lì non sta producendo, perché sto lavorando sulla torretta, il track motion si va a prendere i pezzi dal buffer e alimenta le macchine successive. Okay. Ma qui, alla Pugtechnik, come è organizzato questo cambiamento di inserti? Quindi il dettaglio funziona come diceva lui. Noi abbiamo sulle ruote esterne una singola OP10 e due OP20. Quando c'è la sostituzione di un utensile sull'OP20, in realtà abbiamo la seconda OP20 che funziona. Quando c'è l'OP10 che deve essere cambiata, quella purtroppo è un tempo, diciamo, morto che deve essere considerato. Quanto tempo ci si vuole, più o meno? Ci vuole 30 secondi? Allora, lì dipende, è la variabile operatore. È una variabile operatore. Sì, sì. È chiaro che nelle operazioni che fa Carabelli su queste macchine non sono tolleranze spintissime, quindi diciamo che quando cambia l'inserto io credo che la tolleranza che deve fare la fa, senza entrare troppo in contestazione di questa cosa. L'altra soluzione è quella di la macchina può gestire dei cicli che noi chiamiamo cicli grassi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io utilizzo utensileria gemella, quindi la posizione 1 è identica alla posizione 4. Io lavoro con la posizione 1, io so che il consumo di questi inserti è 100 pezzi, imposto la macchina e gli dico al 90esimo dalla posizione 1 vai a prendermi l'utensile numero 4, che fa la stessa e identica lavorazione. Fa la prima lavorazione, la macchina fa partire questo ciclo grasso, nel senso che io lavoro con del sovrametallo, col tastatore
controllo quanto sovrametallo ho fatto, lo ripasso, lo ricontrollo e la macchina parte. Ci vuole il suo tempo, questa cosa qua, ma nelle linee non presidiate è fondamentale. Quindi ciclo grasso, utensilia gemella, l'abbinamento. Grazie. Prego. Andiamo avanti. Quindi eravamo arrivati alla seconda, nel caso, esempio terza, DL8 dischi freno. Questo rispecchia un po' la linea che abbiamo visto prima col robot. Anche qui dipende dal peso, dal pezzo e così via. Quindi robot su binario che carica e scarica le quattro macchine sul fianco. Big picking, un'altra delle nostre attività che facciamo. Big picking che cos'è? Detto proprio terra a terra, c'è una fotocamera che inquadra il cassone dei pezzi grezzi messi alla rinfusa, che come vedete sono messi a caso. La fotografia identifica il pezzo più semplice da prendere, lo preleva, lo deposita, in questo caso qua, su un orientatore e un ribaltatore. Il pezzo viene preso e viene portato all'interno delle automazioni interne, in questo caso sulla losanga, perché posso strisciare, perché è un pezzo grezzo, non mi interessa, nel caso di pezzo finito, nel caso che il pezzo fosse, in effetti, se vedete, il pezzo finito viene gestito su un pallet e poi viene riposizionato qua. Questa è un'altra delle attività che si fanno nelle linee a robot. Altro esempio è quello a cassetti, quindi l'operatore che carica e prepara dei cassetti predefiniti con delle postazioni ben definite anche di posizione che il robot conosce o conosce perché è a programma, oppure sempre con una telecamera identifico la posizione di quello che devo prendere. Teoricamente sono due pallet in questa maniera qua, quindi pezzi grezzi e pezzi finiti. Qui vedete la simulazione di un robot che preleva il pezzo, va a caricarlo dove deve caricarlo. Nel nostro caso ci saranno due pallet che entrano nella macchina, poi preleva il grezzo, lo porta fuori, adesso qui carica e scarica nella stessa posizione, altrimenti si possono fare queste due pallet, uno di carico e uno di scarico, di pezzi grezzi e pezzi finiti. In questo caso, una volta finito questo, rientra nel suo cestello a piani, a cassetti, come si suol dire, esce un altro cassetto e questo va avanti. L'operatore dall'altra parte può caricare e scaricare i pezzi grezzi e i pezzi finiti in funzione della quantità di pezzi che deve fare. Dentatura, soluzioni automatizzate di dentatura. Qui vediamo quello che abbiamo visto prima quando abbiamo fatto il nostro giro. Quindi la macchina di Puck Technic Köfer 160. Qui abbiamo dovuto allungare il basamento e allungare il portale. In questo caso c'è un albero molto simile. Il pezzo viene portato fuori, viene depositato. Qui c'è un elevatore, questo è un problema di pinze, nel senso che altrimenti avrei dovuto lasciare tra un pezzo e l'altro molto più spazio per via di far passare le pinze all'interno per la presa del pezzo. Quindi è un elevatore che è un semplice pistone ad aria che tira sul pezzo in modo che sia svincolato dai vicini. Viene portato dentro e viene fatta la sua lavorazione di dentatura. Anche qui sempre l'olio intero, il problema dell'olio intero è sempre quello che se prendi il pezzo lo porti fuori direttamente, porti in giro tantissimo olio. In questo caso viene fermato e viene fatto vedere il posizionamento della contropunta, che è una cremagliera, porto avanti e indietro, ho delle posizioni fisse da fermarmi e passo da un albero lungo più di 1000 millimetri a un pezzo più corto. Adesso andiamo nel concetto purtroppo
devo sempre interromperti, però c'è un'altra domanda a lei, dottore. Qual era il grado di conoscenza dei vostri operatori riguardo alle linee di produzione automatizzate affinché riuscissero ad utilizzarle in modo corretto? Allora, come ho accennato prima, diciamo che i neoassunti vengono subito inseriti su questa linea, perché questa è la linea, diciamo, più semplice che abbiamo come gestione. Sulle altre linee che abbiamo, che bene o male sono tutte quante automatizzate, l'operatore deve conoscere, oltre al controllo numerico, e abbiamo solo FANUC, deve conoscere anche FANUC a livello di robotica, quindi deve riuscire ad avere un minimo di base per la programmazione di un robot. Il vantaggio delle vostre linee è che sostanzialmente c'è un'unica interfaccia, che è quella della macchina e del suo track motion. Quindi il livello di automazione nel giro di una settimana di affiancamento con il personaggio senior che lavora su quest'isola è in grado di essere autonomo. Non ci si vuole il softwareista, il specialista. Non serve assolutamente una figura skillata, ma gente che abbia voglia di lavorare e basta. Grazie. Maurizio. Andiamo avanti con l'ultimo concetto duo, quindi la macchina Bimandrino che abbiamo visto, e adesso ve la spiego, ve la illustro un attimo. Qui automazione, l'abbiamo già visto prima, automazione esterna, automazione impilabile, ci sono delle stecche regolabili, quindi ruotando, facendo ruotare un nottolino, le quattro stecche si allontanano, si avvicinano, cambiando il diametro di accettazione del pezzo. Quindi il pezzo viene poi preso sempre dal mandrino. Il mandrino, il concetto è sempre quello delle macchine pick up, non cambia niente. Il pezzo viene caricato dal mandrino, quindi il pezzo va fuori, scarica, prende il pezzo da lavorare greso, lo porta dentro, lo lavora. Ah, dimenticavo di dire poi che i mandrini, normalmente gli attacchi della torretta sono tutti BMT 55 per il VL3 Duo, VL2, VL4, 65 VT VL6 e VL8 75, oppure VDI 40 e 50 per il VL8. Quindi queste, vedete le stecche, ce n'è sempre una libera in cui si mette i pezzi finiti. Capacità di carico di questo pezzo qui sulle stecche si arriva a 450 mm di altezza, quindi il track motion è dotato da una fotocellula, quando arriva nella posizione delle stecche da caricare o da scaricare lui scende in Z e va, legge dove c'è il pezzo da prelevare o legge dove c'è il vuoto da scaricare. Questa è una macchina compattissima che chi fa flange dovrebbe comprarne migliaia, esageriamo. Quindi è una macchina molto compatta, una macchina che ha avuto veramente tanto successo, tanto successo. Qui alcuni dati tecnici, è un mandrino a 5.000 giri, ci sono due versioni, una è 18 kW e una 30, a 28 per la verità, 32 sono al 40%, cuscinetti diametro 100, la flangia dell'autocentrante è una ASA 6, anche lui 12 utensili sia a destra che a sinistra, sia motorizzati che fissi, e ha delle, come in questo caso qui c'è sempre il discorso di controllare le dimensioni e gli ingombri, che è fondamentale su una macchina monomandrino, diventa più fondamentale ancora su una macchina bimandrino. Però la rapidità di carico e scarico, la velocità e il poco spazio che occupa è veramente positiva. Grazie Maurizio. Io credo di aver finito queste spiegazioni, spero di essere stato chiaro. Quasi finito, perché ci sono ancora delle domande. Questa è una domanda concerne voi due, penso. Qual è la vostra idea nella dentatura con taglio a secco? Lascio rispondere te. Allora, è chiaro che abbiamo detto fino adesso che l'olio è un problema.
per via del fatto che se non puliamo il pezzo in macchina, perché pulirlo fuori è troppo tardi secondo il mio punto di vista, pulirlo in macchina non è così semplice, se non mettendo del tempo in più nel tempo ciclo. È chiaro che a secco questo problema non ce l'ho, il problema è solo il consumo, il consumo dei creatori, che sono utensili non così economici. Quindi è vero che questa è l'unica cosa che posso confermare. La tecnologia sta andando avanti con materiali sempre più innovativi e con durate sempre più lunghe, però la cosa eclatante è quella di passare dall'olio intero al secco. Secondo me l'incidenza grossa è il consumo. Bene, non vedo ulteriori. Ah, c'è un'altra domanda. Qual era il... No, questo abbiamo già... Sì, abbiamo risposto prima. Allora, sì. Non ci sono ulteriori domande. Allora, in questo caso mi rimane solo di ringraziare una volta il dottor Carabelli. Ci mancherebbe. Per la informazione e il giro della fabbrica impressionante e anche la sua azienda, la PUC Technic qui a Solbiate Arno, una produzione molto è stato un piacere ospitarvi. Grazie tanto, e anche a te Maurizio. Io per le spiegazioni profonde. Spero di essere stato chiaro, ringrazio ancora Carabelli per la collaborazione che abbiamo avuto fino adesso, nata da un incontro in BIMU casuale, e siamo arrivati qui. Grazie a tutti. Grazie. Però non vogliamo dimenticare il dietro scena. Non c'è solo una persona con il cellulare che prende le immagini, qui c'è una squadra comprensiva, un team di almeno una mezza dozzina di persone con un equipaggiamento molto impressionante. È uno studio molto professionale. Grazie a voi colleghi e buona giornata a tutti. Grazie per l'attenzione.